oggi finalmente sono riuscita a fare un face paint, un body paint. Era da tantissimo che non riuscivo a farlo, vuoi perché per mancanza di tempo, vuoi perché comunque ultimamente sto spesso fuori casa, vuoi perché quando sto in casa stiamo facendo dei lavoretti. Praticamente stiamo preparando la mia stanza dei giochi, non è 50 sfumature di grigio, però 50 sfumature di colore sì, perché infatti ci siamo finalmente decisi a utilizzare una stanza in più che praticamente non usavamo, e lì farò la mia stanza trucco con angolo foto, quindi lì registrerò i video e è una figata, non vedo l'ora che sia pronta, e così almeno la smetterò di truccarmi in soggiorno in cucina, di fare traslochi, controlli, con trucchi, con luci. E niente, comunque, per questo face paint, body paint, mi sono ispirata allo stile pin up, ho anche la bandana che non si vede, non ci sto, comunque c'è. E ho fatto però una versione cartoon, quindi una sorta di versione fumetto, pop art, una roba del genere. Perfetta per carnevale, giustamente io lo faccio a aprile, forse la vedete a maggio, comunque sono sempre una tempistica perfetta, comunque non è difficilissimo da realizzare, volendo potete anche evitare di fare questa specie di mezzo costumino di bretellini che ho fatto, perché sinceramente forse era meglio anche senza. Potrebbe essere fatto anche completamente bianco e nero. Io comunque ho voluto lasciare un tocco di rosso, soprattutto per le labbra, perché una pin-up con le labbra bianche e nere non si può guardare. E poi ho ripreso un attimo il rosso qua, in questa sorta di mezze spalline del vestitino che escono fuori. Io niente, vi lascio alla realizzazione, vi mando un bacio, spero che il risultato finale vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video. Applico su tutto il viso un cerone bianco, questo è Kryolan, e lo fisso con del borotalco. La palpebra, per una questione di tenuta maggiore, utilizzo il matitone bianco NYX fissato sempre col borotalco. Per disegnare le ombre sul viso utilizzo un acquacolor nero. We'll be right back.
Style traccio la classica riga da pin up. Da una vecchia palette Sephora prendo un grigio opaco e do profondità alla piega dell'occhio e faccio delle ombreggiature sulla fronte. Dopo aver applicato le ciglia finte, faccio contouring utilizzando sempre lo stesso grigio e con un pizzico di nero scurisco ulteriormente la piega dell'occhio. Infine, eyeliner anche nella rima inferiore. Sulle labbra utilizzo la Red Velvet di Line Crime e passo poi al décolleté disegnando delle spalline con un acqua color rosso. Do qualche sfumatura con Red Carpet di Neve e faccio dei chiaroscuri con il cerone bianco e un ombretto nero opaco. Di nuovo acqua color nero per le ombre sul décolleté e cerone per la parte bianca. Tocco finale i pois sulle spalline con acqua color nero utilizzando il retro di un pennello.
questo è il risultato finale. Io spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video.